Allora, oggi andiamo a vedere Cortellino, il microfono nuovo A1 900B, microfono a condensatore USB. Vediamo un po' come si presenta. È arrivato stamani. Fatto. C'è il tag Berlino Germany. Ok, scatolina anonima, senza scritte, senza logo, senza niente. Bene, intelligente, va nel risparmio. Vediamo che c'è dentro. Allora, sacchettino, mettiamolo qua. Ok, manuale qua, vediamo se c'è qualcosa. Nascosto, sì, un bel cavo USB discretamente lungo. C'è altro, no. Qua il microfono. Oh, adattatore. Vediamo cosa c'è dentro. Dopo andremo a fare la prova audio. Cavetto, lo apriamo. Va, lunghissimo, bene. Ok, questo sta dopo. Vediamo cosa ci diamo qua. Oh, perfetto. Ah, sembra molto carino, eh? Qua. E ora apriamo il microfonino, vediamo un po'. Molto carino. Molto solido, sembra ben fatto. Eccolo qua. Direi molto carino, eh. E ora va provato. C'ha un suonino dentro. Butta male. Vediamo bene. Ok. Il microfono è installato. Si presenta bene. Molto solido. Tutto in metallo. Proviamo la differenza di registrazione. Ora sta registrando dal microfono della camera. Ora registriamo dal microfono nuovo. Allora, microfono A1 900B, microfono a condensatore USB per uso studio con sospensione, capsula 16 mm 320 Hz, 18 kHz USB noir oro. Ok, sentiamo il risultato. Sembra un bel prodotto, non so se per uso super professionale. Io lo uso col computer per registrare i video su YouTube, però credo che abbia buoni risultati, considerando il prezzo abbastanza contenuto, 75 euro, direi che è di buon livello. Torniamo un attimo all'audio della videocamera, così sentiamo un po' la differenza. Ok, direi che ci siamo. Buon prodotto. Ah, guarda, c'è lo sconto, che sfiga. Cioè, non ci credo, guardate ragazzi, io voglio bene, l'ho comprato mezz'ora fa 75 e mo 63, cioè è incredibile. Vabbè, è la sfiga, però almeno è arrivato sano. Ci sentiamo alla prossima, ciao, grazie.